Dove la mettiamo? E quindi le cose vanno lette. E allora, con due dita, un tocco leggero, leggero, una carezza appena, chiudiamo gli occhi e concentriamo lo sguardo. Togliamo gli occhiali, prego, togliere gli occhiali, appoggiare sulla testa, sul ginocchio, non li perdete. Chiudiamo gli occhi e con un tocco leggerissimo concentriamo lo sguardo, concentriamo gli occhi che ci facciano vedere quello che c'è nella sfoglia e quello che non c'è. E ora un tocco ancora più leggero, una carezza leggerissima, concentriamo lo sguardo del vicino. E infine, per essere sicuri che siamo davvero belli svegli, ai miei tre facciamo un grandissimo, gigantesco sbadiglio. Ma di solito come si fa un sbadiglio? Così, vero? E facciamo sbadiglio. Ci vuole una cosa veramente cattiva per dimostrare quanto è cattiva la sfida. E allora, Turchina, pensa. Si gratta la testa, prego grattarsi la testa. Si gratta la pancia, prego grattarsi la pancia. Si gratta il mento, prego grattarsi il mento. Si gratta il naso, prego grattarsi il naso. Si gratta l'orecchio, si gratta il gomito, si gratta il sedere. Termine. E poi ha un'idea. Turchina rapirà un marmocchio. E tutti quanti vedranno quanto può essere cattiva una strega, anche se i capelli turchini. Ma è facile, no? Tanti marmocchi sono tutti uguali, quindi basta sceglierne uno a caso, uno qui, uno là, uno su, uno giù. Sono tutti uguali, no? Per Turchina sono tutti uguali i marmocchi. E quindi va al parco. Al parco, Turchina. Vede un marmocchio. Chi incontra il parco? Viaggia sulla sua scopa. Eccolo! Turchina incontra Lele. Ecco un marmocchio, sembra pure antipatico. Ha rubato le bambole sua sorella per farle un dispetto e rovinargliele. Bene, bene, bene! Vedete? Lele gioca con le bambole. La strega gli balza davanti e ghigna. Ora ti rapisco! E perché? Chiede Lele. Come perché? Perché sono una strega, risponde Turchina. Lele si ferma e dice: e allora? Chiede Lele. Allora le streghe rapiscono i marmocchi, sanno tutti. E perché? Chiede Lele. Perché le streghe sono streghe e devono fare le cose da streghe, risponde la strega. E perché? Chiede Lele. La strega è così arrabbiata che si lancia il cappello a terra e comincia a saltarci sopra. Perché sì, le streghe sono streghe e devono fare cose da streghe. Come rapire i marmocchi devono fare cose da marmocchi, come fare dispetti alle sorelle. No, tu hai rubato le bambole a tua sorella. E Lele la guarda e dice: io non ho rubato le bambole a mia sorella. Sono lì, cosa ci stai facendo allora? E Lele dice: io ci faccio le pettinature. E vediamo Lele con le sue bambole che in effetti sta facendo tantissime pettinature diverse, perché Lele ama fare le pettinature alle bambole. La strega arrabbiatissima. È davvero tanto arrabbiata, ma ormai è deciso. Rapira Lele perché un marmocchio deve fare le cose da strega, perché le cose da strega sono le cose da streghe. E Lele chiede, cosa le chiede Lele? Lele? Qual è la domanda che le fa? Perché? Perché sono una strega. Ma Lele allora le dice:
perché invece di fare le cose da strega per sentirti più strega, non fai quello che ti piace perché ti piace? E la strega allora si rende conto che a lei nessuno lo ha mai chiesto. Nessuno le ha mai chiesto questa cosa. Una domanda semplice semplice. Qual è secondo voi? Cosa potrebbe chiedere Lele alla strega? Lei non sa cosa le piace. Non lo sa. Non lo sa. Cosa le potremmo chiedere? Glielo potremmo chiedere noi? Proviamo a chiederglielo. Allora, al mio tre, proviamo a chiederglielo insieme. Le chiediamo cosa ti piace. Pronti? Tre. Uno, due, tre. Cosa ti piace? La strega a bocca spalancata. Nessuno glielo aveva chiesto. Lei era una strega, quindi deve fare le cose da strega, ma ora ci pensa. Comincia a pensarci e pensa che ci sono tantissime cose che potrebbe fare. Potrebbe viaggiare, potrebbe cucinare, potrebbe... Cosa potrebbe fare la strega? Qualche idea? Cantare. Cantare, poi? Ballare. Poi? Giocare. Giocare, poi? Curare i fiori, le piante, poi cosa potrebbe fare? Andare al mare, poi? Andare in bicicletta. E in bicicletta? O prendere un po' di chili, che cicciotta. E poi che potrebbe fare? Saltare. Saltare, giocare, divertirsi. E all'improvviso la strega capisce, proprio grazie a Lele, che non deve fare quello che fa una strega solo perché è una strega, ma può fare quello che le piace perché le piace. E allora cosa decide di fare? Andare al mare. E usa la sua scopa come se fosse? Una tavola da surf. Ebbene sì, questa e tantissime altre cose. Ora vorrei sapere, a voi invece cosa vi piace? A te cosa piace fare? E anche il microfono, aspetta, cosa ti piace? Accarezzare i gatti. Bellissimo, a te cosa piace? Andare al mare. A te cosa piace? Che ti piace? Giocare con le bambole? Dillo. O cantare, o saltare, o ballare. Ballare. Al papà cosa piace? Giocare a calcio. E a te cosa piace? Mangiare un bel gelato. A te cosa piace? Leggere le storie. E a te cosa piace? Ballare. E anche a me piace tantissimo giocare con le storie. Questa è una piccola storia che ci racconta appunto la libertà di scegliere chi si vuole essere e come si vuole essere, e fa parte di un progetto molto bello e che ha fatto nascere tantissime storie diverse, tantissimi libri come questo, che si chiama Narrare la parità. Narrare la parità è un modo per trasformare le storie in libri e farle viaggiare per il mondo, proprio per raccontare attraverso i personaggi delle favole, delle storie, quanto è importante sentirsi libere e liberi di essere se stessi e se stesse. Questo progetto nasce nel 2012 grazie a Maria Grazia Anatra, che è stata una professoressa di lettere, è una signora appassionatissima di storie che scrive, legge e pubblica, e ha ideato questa collana di storie e un premio letterario per permettere ai giovani autori e autrici come me di far diventare le loro storie qualcosa che appunto possa viaggiare e raccontare ancora di più. Questi libri infatti vanno in tutto il mondo, sono tradotti in diverse lingue, questo in particolare è tradotto in 6 lingue al momento, anche in turco, in cinese, in spagnolo, in turco forse era in coreano, era tradotto, però in tante lingue diverse, in modo che possa appunto viaggiare, creare una rete di storie, così che tanti bambini in tutto il mondo crescano con storie che li fanno sentire liberi e libere. Quindi faccio un applauso enorme a tutti voi che avete giocato con noi. E a questo spazio che è bellissimo, che permette di fare questi piccoli presidi culturali che sono fondamentali sempre. Io rimango a disposizione se volete che parli ancora un po' come preferite.
E volete dire qualcosa sullo spazio, anche su quello? Sì, penso cose di sì, perché secondo me potrebbe essere molto importante, non so se lo conoscete questo spazio. Allora, la casa temporanea della strega turchina di oggi. La casa temporanea della strega turchina di oggi si chiama Libreria APS Io ci sto, la libreria di tutti. La libreria di tutti, come in una favola, nasce il 21 luglio di 10 anni fa. E come è nata? È nata perché anche in questo caso qualcuno ha fatto viaggiare una storia, non nell'aria, o meglio, in rete, ecco, mettiamola così, su un social, che forse voi siete un po' piccolini ancora, spero, per conoscerlo, su Facebook. 10 anni fa, un poco come sta succedendo adesso, tutte le librerie chiudevano e qualcuno, uno stregone in questo caso, che si chiama Ciro Sabatino, lanciò un appello su Facebook, appunto in rete. Disse: ce la vogliamo aprire noi una libreria, così ci leggiamo tutte le storie quando vogliamo e senza che nessuno ci viene a dire quando possiamo entrare, che libri dobbiamo prendere. E così iniziò a chiedere: chi è che vuole una libreria? E secondo voi che cosa risposero in rete? Io ci sto! E così abbiamo scelto questo buffo nome per la libreria, che da 10 anni viaggia e porta storie, ospita streghe, stregoni e storie magiche, e ha anche una sezione dedicata proprio a voi bambini, e che organizza tante cose belle dedicate in particolare a chi frequenta il quartiere Vomero. E il prossimo avvenimento importante di cui siamo partner è dedicato agli amanti del giallo. Voi li conoscete, le storie gialle? Vi piacciono? Le storie del mistero. Allora, dal 23 al 26 maggio in Villa Floridiana, qua al Vomero, ci sarà la terza edizione del Festival del Giallo Città di Napoli. Vi aspettiamo tutti per l'inaugurazione giovedì 23 a mezzogiorno, taglieremo un bel nastro. Il presidente del festival è Maurizio De Giovanni, ospiteremo scrittori gialli di fama nazionale e internazionale, perché avremo anche degli ospiti che verranno qui dalla Spagna, grazie alla collaborazione con il Cervantes. E quindi vi sveleremo un mistero di un'autrice spagnola molto nota. E poi un'altra cosa bellissima: in attesa della festa del 21 luglio, in cui appunto spegneremo 10 candeline, abbiamo deciso quest'anno che per chi vuole associarsi alla libreria, perché questa, ecco, qual è la specialità? Poi dice: abbiamo creato la libreria, ma poi com'è nata questa libreria? È nata grazie al lavoro di tutti noi volontari, che quindi sosteniamo la libreria con una quota associativa annuale che è di 50 euro, ma per i nuovi iscritti sarà di, ricordatemelo voi, 30 euro per il primo anno di iscrizione. Se invece siete ancora molto piccoli, diciamo 25, io chissà perché mi confondo sempre tra i 25 e i 30, vabbè, allora per chi ha fino a 25 anni la quota è di 30 euro. 25, ah no, 25, 20, allora chi ha meno di 30 anni paga 25 euro sempre ogni anno, ok, ce l'ho fatta. Diciamo, questo terno io vi invito anche a giocarvelo a questo punto, visto che Napoli ha appena vinto il superenalotto da 11 milioni di euro. 25, 50 e 30. Vedremo. Poi una piccola donazione alla libreria in caso di vincita. Va bene, quindi a questo punto noi siamo sempre qua, vi aspettiamo, il programma è consultabile anche sulla pagina Facebook della libreria. E chi è che vi saluta stasera in particolare? La strega turchina. Maria Sole. Grazie. Maria Sole, che sono io, e vi porto saluti anche di Maria Grazia Anatra e dell'associazione Woman to Be, che ha ideato il premio insieme a tante realtà del territorio, sostenuto da varie realtà, soprattutto la regione toscana e da tante associazioni del panorama del femminile, delle donne che appunto che lottano per sostenere le idee delle donne. E,
ci sarà una nuova edizione, quindi nuovi libri pubblicati e tantissime altre storie, anche grazie alla casa editrice Nube Ocio che pubblica i testi del premio. Quindi grazie ancora a tutti e a tutte voi.